2016, siamo nello stand Sky Leader con una grande novità quest'anno, un mezzo davvero interessante e credo anche molto performante. Siamo con Martino Tacchini, l'importatore per l'Italia. Martino, ci vuoi raccontare di questo mezzo? Buongiorno, questo prima di tutto è un ultraleggero e penso che sia una grossa innovazione. È un prototipo volante, è l'UL39 costruito da Sky Leader, progettato dall'Università Ceca. Il compito è quello di studiare nuove tipologie di volo nel campo ultraleggero, più precisamente di avere un pilotaggio di un aereo a getto con i costi di un aereo a pistoni. La macchina è completamente costruita in carbonio prepeg, il sistema propulsivo è un motore BMW motociclistico, 4 tempi a 200 cavalli, che muove un fan intubato a bassa pressione, e questi sono i nuovi studi sulla bassa pressione dei fan. In pratica il pilotaggio è simile a quello del jet, ma il costo è molto simile a quello di un ultraleggero. Questo è il primo prototipo, che è quello per la realizzazione della produzione in serie. Molto interessante. Mi vuoi parlare delle caratteristiche tecniche generali? Le prestazioni cominciano a essere similari a quelle di un piccolo jet, quindi velocità oltre i 160 nodi, con la caratteristica di peso e prestazione anche dell'ultraleggero. Il posto di pilotaggio in tandem, il cockpit è completamente digitale, logicamente questo essendo un prototipo è ancora un po' scarno. Ha fatto i primi voli 3 settimane fa e quindi non è stato possibile verniciarlo e fare le finiture. È già in costruzione un secondo prototipo di maggiori prestazioni e poi si vedrà. Bene, grazie Martino, e speriamo di vederlo presto sul mercato. Sarà prestissimo.